Ho chiesto alle questure della regione i dati ufficiali sulla criminalità. Rimango in attesa. Così Andrea Di Lucente, il consigliere regionale in quota Popolari per l'Italia, da tempo sta tenendo una posizione apertamente critica sulle modalità e sui numeri dell'accoglienza migranti disposta dal governo centrale e applicata dagli uffici territoriali. La polemica si fonda sull'assunto secondo cui esista un nesso tra l'incremento della presenza di migranti sul territorio regionale ed un paventato aumento dei crimini. Quello che si chiede principalmente è un'accoglienza regolare, cioè sul nostro territorio non devono venire numeri diversi da quelli che la legge prevede. In questo momento sul nostro territorio sono circa 1.500 stranieri, stanno aumentando i crimini e questi sono numeri che vengono dalla questura. Ho chiesto ufficialmente alle due questure di avere dei numeri ufficiali, per adesso ancora non mi sono arrivati, per poter rispondere tranquillamente a Sua Eccellenza il Prefetto che forse il nostro territorio sul nostro territorio qualcosa è cambiato, qualcosa è mutato, non siamo più quell'isola felice che c'era prima, ma povertà e l'arrivo di immigrati, sicuramente non sono tutti uguali, stanno portando il nostro territorio a qualcosa di diverso. In realtà non sono a prioristicamente contro i migranti, chiedo invece che si attuino politiche tese ad una reale integrazione, altro che xenofobo, continua Di Lucente. Xenofobia è tutta un'altra cosa. Se nel momento in cui si tocca il tasto migranti si viene accusati di xenofobia, vuol dire che la democrazia ce la stiamo mettendo sotto i piedi. L'accoglienza ci deve essere come c'è sempre stata sul nostro territorio. Io ho fatto il sindaco e lo dico a gran voce che nel mio comune l'ultimo anno ho dato 3 case popolari a 3 stranieri che ormai vivono a Vasto Girardi da anni, sono tutti kosovari che sono sul nostro territorio e lavorano sul nostro territorio. Quello che sta succedendo a Isernia è qualcosa di impensabile, stazione in mano agli stranieri, ai nigeriani. La villa comunale uguale, di stamattina l'ennesimo controllo a tappeto con i cani molecolari nella stazione di Isernia, cosa che non accade negli altri centri. Venafro non ha immigrati, eppure non succede tutto questo.